Le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco superiore, sono ora patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti è la casa di migliaia di viticoltori che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al loro lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza. Sono tre le caratteristiche di valore universale da proteggere e valorizzare. La morfologia delle colline, che disposte in cordonate da est a ovest, formano una serie di rilievi irti e scoscesi, intervallati da piccole valli parallele tra loro. L'uomo ha saputo nei secoli adattarsi alle loro peculiarità, modellando le ripide pendenze e perfezionando le tecniche agricole. I ciglioni, particolari terrazzamenti dove per sostegno non si usano pietre, ma terra ed erba, rispettando il paesaggio e rendendo più solidi i versanti. Lo sviluppo di un paesaggio agrario a mosaico, nel quale tanti piccoli appezzamenti di vigneto appartenenti alle diverse famiglie sono intervallati da boschi e prati che funzionano come efficace rete ecologica. Colline di Conegliano Valdobbiadene, un paesaggio da vivere, un patrimonio di tutti. Buonasera a tutti, bentrovati a Vittorio Veneto, benvenuti in Piazza del Popolo, benvenuti alla cerimonia inaugurale dell'edizione 2023 della gara nazionale degli istituti alberghieri. Con me la dirigente dell'Istituto Beltrame Letizia Cavallini, il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, l'assessore regionale al turismo Federico Caner,
Eccoci, grazie Assessore, ben arrivato. Buonasera e ben arrivata a Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Buonasera e benvenuta Marina Montedoro, presidente dell'Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO, c'è anche il suo direttore Giuliano Vantaggi. Ben arrivata Noemi Lorenzon, presidente dell'Accademia dello Spiedo, e poi Paolo Caratossidis, che, con il quale inaugureremo anche il tour delle eccellenze. Saluto e do il benvenuto naturalmente agli studenti e ai dirigenti dell'Istituto Beltrame, saluto e do un particolare benvenuto alle delegazioni che sono arrivate a Vittorio Veneto per questa importante gara e sono giunti qui da tutto il bel paese, isole comprese. Ben arrivati e siamo tutti felici che siate qui. Stiamo per dare il via al contest che premia gli studenti, i migliori studenti d'Italia nelle sezioni enogastronomia, sala bar, vendita e accoglienza turistica. La scorsa edizione di questa importante gara è stata vinta dall'Istituto Beltrame, che per il quarto anno, dopo le edizioni del 2005, 2011 e 2015, si è laureato miglior istituto alberghiero d'Italia. Beh, questo importante, importantissimo traguardo porta con sé anche un impegno, e l'impegno è quello di ospitare e di organizzare la gara dell'anno successivo, ed è per questo che ci troviamo qui. E quindi do subito la parola a Letizia Cavallini, dirigente dell'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera alle autorità locali, civili e militari che ci onorano della loro presenza. Per me è una grande emozione inaugurare questa gara e devo ringraziare la risposta del nostro territorio, perché senza questa sinergia non avremmo potuto sicuramente realizzare neanche questa forma inaugurale. Oggi noi vogliamo celebrare gli istituti professionali alberghieri d'Italia perché a loro, con i fratelli degli istituti agrari, è dato il compito di formare quei talenti che potranno rappresentare il nostro territorio nel mondo e valorizzare la cucina enogastronomica, la cultura, scusate, enogastronomica, e creare un volano turistico per il nostro territorio. È per questo che questa sera potrete apprezzare anche i loro video. Volei ringraziare i partner che ci hanno sostenuto in questa attività, ciascuno con il proprio ruolo, a partire dalle Proloco, dai volontari. Ringrazio in particolare le Proloco di Vittorio Veneto, Fregona e Combai. Cosa vorremmo proporre ai nostri ospiti? Una full immersion nella Land of Venice, fargli conoscere la marca trevigiana, la splendida città di Vittorio Veneto, fino a giungere al paesaggio culturale che è stato riconosciuto come valore e patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E per questo abbiamo collaborato con l'Associazione per la tutela del patrimonio delle colline del Conegliano e Valdobbiadene. Ma questa sera vogliamo anche farvi assaggiare le tipicità della nostra cucina, a partire dallo spiedo, che per praticità verrà servito in un magico panino, e ce ne parlerà la presidente dell'Associazione dello Spiedo, dell'Accademia dello Spiedo. Però senza
il supporto del nostro comune, non avremmo potuto rendere social questa inaugurazione, perché sappiate che tutte le gare dai campi di gara potranno essere osservate inquadrando il QR code che voi vedrete qua in piazza, e questo ha anche un valore orientativo per far conoscere gli istituti professionali alberghieri. E ringrazio veramente la dottoressa Barbara Saldella, dirigente dell'ufficio sesto ambito territoriale di Treviso, perché il supporto degli uffici è fondamentale perché le scuole possano essere coordinate e lavorare con efficienza ed efficacia, perché per lavorare a scuola ci vuole tanta tanta passione. Ringrazio la Regione del Veneto perché abbiamo qui l'assessore Canera, al quale do le spalle, mi scuso, ha permesso di creare un'ulteriore sinergia con il Tour delle Eccellenze Venete che inaugureremo dopo e la cui organizzazione è curata dal presidente di Cultura e Cucina Paolo Caratossidis. Ma ci sono dei partner e voglio citarne uno in particolare, la Banca Prealpi San Biagio, e vedo al di là della piazza il presidente Antiga che mi saluta, che è un partner strutturale, cioè un partner che è difficile chiamare sponsor, ci accompagna a creare una progettualità, una sinergia anche con gli altri istituti che dà valore a tutto il territorio e amplia gli orizzonti formativi dei nostri studenti. Però i veri protagonisti di oggi sono quei giovani che vedete in mezzo alla piazza. Loro sono il nostro futuro, perché è bella la Regione Veneto, ma è bella tutta l'Italia. E io volevo restituire a loro quanto loro mi hanno offerto quando sono stata ospite nelle loro regioni. E quindi dico ai ragazzi che gareggiano: già le scuole che accedono alla gara nazionale sono scuole eccellenti, voi che siete in gara siete già dei campioni, e vinca il migliore. Una buona serata a tutti, grazie. Grazie, e all'in bocca al lupo della dirigente Cavallin ne aggiungiamo ora uno molto speciale, perché arriva da lontano ed è l'in bocca al lupo di un ex allievo del Beltrame che oggi è chef al Four Seasons Hotel di Mosca. Eccolo qua. Ciao a tutti, mi chiamo Christian Neradai e sono l'executive chef del Four Seasons Mosca. So che vi state preparando per la gara nazionale degli alberghieri e colgo l'occasione per farvi un grande in bocca al lupo da parte mia e di tutto il mio team. Anch'io sono stato dalla vostra parte e ho partecipato a questo concorso e so quanta concentrazione e quanto forza di volontà serve per portare a termine questo obiettivo. Sono sicuro che farete una bellissima esperienza e che sarete contenti di quello che farete. Vi auguro ancora un grandissimo in bocca al lupo e spero di sentirvi presto. Anche il presidente della Regione del Veneto vuol fare il suo in bocca al lupo a tutti gli studenti che concorrono e che concorreranno nei prossimi giorni. Nella lettera che ci è stata inviata, il presidente Zaia si congratula inoltre con gli studenti del Beltrame, leggo, per l'ampia visione sinergica che ha permesso di concretizzare questo importante appuntamento di respiro nazionale. Un'iniziativa, conclude il presidente Zaia, che concorrerà ad arricchirli di una fondamentale esperienza.
Un'esperienza fondamentale certamente per i ragazzi, ma un momento molto importante anche per la città di Vittorio Veneto, che per i prossimi 3 giorni diventa la capitale italiana dell'enogastronomia e dell'accoglienza turistica. Cedo la parola al sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Buonasera a tutti, la città di Vittorio Veneto dà il benvenuto a tutti voi convenuti e soprattutto alle delegazioni di tanti istituti italiani che sono qui convenuti per questa kermesse di 3 giorni dove si misureranno con le loro capacità di esprimere quello che è il tema importante di questi 3 giorni. È un tema importante perché sottende tanta economia, tanto lavoro e tanta economia dei nostri territori e perché stiamo parlando del futuro, un futuro sicuro per tanti ragazzi. Io rinnovo in questo momento i miei complimenti all'Istituto Beltrame e invito tutte le scuole della città a stringersi attorno all'amministrazione di Vittorio Veneto, perché l'amministrazione si stringe attorno a loro, insieme si farà molta più strada. Ai ragazzi che si misureranno in questi giorni io dico vinca il migliore, ma a coloro che non vinceranno dico che continuino a coltivare questa passione, perché su questa si fonderà il loro futuro e il futuro anche dell'economia dei loro territori. Quindi buon lavoro, buona gara a tutti. Grazie sindaco. Ora voglio ricordare che ci stanno seguendo anche in diretta streaming e nei prossimi giorni, se vorrete, potrete seguire da vicino in contemporanea, visto che ci sono ben 3 regie che seguiranno le gare, potrete seguire il tutto in diretta sui canali YouTube e sul sito web del Beltrame. Ora ci saranno sono in gara 25 istituti che arrivano, l'abbiamo detto, da tutta Italia. Ci sono 50 studenti e 200 tra studenti, docenti e dirigenti degli istituti alberghieri italiani. È un momento importante, una gara, l'abbiamo detto, ma è soprattutto anche l'occasione per stringere rapporti di amicizia, per contaminarsi positivamente, per scambiarsi idee e professionalità. Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, io la dico semplice, ok? Più comprensibile forse, no? Ok. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto per l'invito, perché è un piacere ma soprattutto un onore essere qui. L'istituto, sia perché l'istituto insomma Beltrame è un istituto della nostra provincia, la provincia che io rappresento, e quindi il titolo importante che ha conseguito è un vanto un po' per tutti, diciamo per tutta la scuola trevigiana, ma posso permettermi anche di dire veneta insomma in generale. Però vorrei ringraziare anche tutte le scuole che hanno e che stanno partecipando a questo evento e a questa gara nazionale, e volevo ringraziare i docenti, perché si parlava poco fa del futuro dei nostri ragazzi. Il nostro territorio, il nostro Stato, la nostra nazione cresce se noi investiamo nei nostri giovani. E allora volevo proprio ringraziare, mi sento di ringraziare quasi di essere, diciamo, la rappresentante un po' oggi di tutte le scuole che sono presenti qua, i docenti e i dirigenti che hanno permesso ai ragazzi di 8-10 regioni d'Italia, 250 studenti che competono fra loro, perché come si diceva è un momento di non solo di competizione ma anche di relazione, entrare in relazione tra loro, di crescere, di fare nuove esperienze, e ritengo che di questo sia importante che il territorio, le istituzioni, le imprese ne prendano consapevolezza. E voglio anche dire che nella provincia di Treviso, nel territorio in cui ci troviamo, questa consapevolezza, se ci guardiamo attorno con tutti gli sponsor che abbiamo, la regione che ci sostiene, il sindaco, insomma tutte le associazioni
associazioni presenti a sostenere questo evento della scuola è proprio un simbolo, è un significato di quanto la scuola sia stata presa a cuore, di quanto la cura dei nostri studenti e dei nostri giovani sia appunto nei pensieri e sia forse tra le prime, diciamo, ambizioni di tutti coloro che lavorano per il futuro di questo paese. Per cui ecco, io ringrazio davvero innanzitutto la dirigente, mi permetta di fare questo ringraziamento, i docenti che l'hanno anche coadiuvata, perché organizzare un evento di questo tipo non è assolutamente semplice, per cui ecco, un ringraziamento va sicuramente a chi ha lavorato alacremente, ma credo che abbiano anche lavorato con passione per la riuscita di questa giornata. Per cui io faccio un in bocca al lupo a tutti, al di là di chi vinca, della scuola che vincerà o meno, ritengo che già siete tutti vincitori per il fatto solo di essere qui a condividere questi momenti bellissimi. Grazie, in bocca al lupo comunque. Grazie. Ecco, non l'abbiamo detto, ma a gareggiare saranno questi 50 ragazzi e ragazze del quarto anno, che metteranno in campo competenze e conoscenze e si dovranno misurare su prove pratiche e progettuali. Sono delle prove particolarmente impegnative. Questa è una gara, l'abbiamo detto, ma è una gara che interseca anche il territorio in maniera trasversale. Lo si capisce molto bene dal programma che è stato approntato dal Beltrame, ed è un programma articolato che si chiuderà fra tre giorni, venerdì, con la proclamazione degli studenti vincitori e con una cena di gala nella splendida cornice del castello di Cison di Valmarino, Castelbrando. Non solo questo, perché domani mattina ci sarà un convegno al Teatro da Ponte su un tema particolarmente attuale, vale a dire il turismo enogastronomico di qualità nei tempi del metaverso, e dunque incroceremo il settore del gusto con la realtà virtuale. Vi assicuro che sarà piuttosto interessante. Poi ci sono degustazioni, visite guidate al territorio per un'azione, mi viene da dire, deliberata di promozione del territorio, con particolare riferimento al contesto culturale delle colline che qualche anno fa sono diventate patrimonio dell'umanità. Sono felice che sia qui con noi la presidente dell'associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO, Marina Montedoro, alla quale cedo la parola. Posso prendere in mano? Sì. Ecco, dai, così. No, non riesco a... Oh, scusatevi, vengo un po' più avanti perché a stare qua indietro in realtà noi abbiamo la luce e facciamo un po' di difficoltà. Sarebbe bellissimo se tutti cercaste di venire un pochino più vicino a noi, così magari riusciamo a interagire un po' meglio. Allora, intanto grazie, avanti, cercate di venire vicino a noi. Intanto grazie al sindaco, perché ancora una volta ospita un'iniziativa bellissima. È stata ringraziata Letizia, io la ringrazio per aver coinvolto l'associazione. Però io credo, ancora non l'abbiamo fatto, mi sembra di aver capito che in questi tre giorni la gran parte degli 850 studenti del Beltrame sono qui non soltanto per cucinare ma anche per servirvi, quindi io credo che il primo applauso vada a loro che sono qua, che stanno servendo. Poi ci troviamo nelle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, credo che sia un onore ospitare questa iniziativa. E il Veneto, lo dirà dopo l'assessore, penso, è la prima regione e dobbiamo andare orgogliosi di questo, visto che ci sono anche altre 10 regioni oggi con noi e nei prossimi due giorni, la prima regione per turismo con 75 milioni di presenze, e io lo dico veramente con grande orgoglio, la destinazione delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è stata l'unica in Veneto rispetto al 2019 ad aver avuto un più 2,1% delle presenze. Questo significa che il nostro territorio tira, attira soprattutto i turisti. Stamattina con l'assessore Caner abbiamo presentato il primo corso di formazione per giovani dai 18 ai 35 anni,
che ci servirà per rendere questi giovani ambasciatori del nostro territorio. E oggi nei fatti anche questa attività, questa iniziativa che state facendo e questa gara ci porta a capire quanto importante sia la formazione dei nostri giovani, soprattutto nel settore alberghiero, ristorazione e dell'accoglienza, perché solo formando questi giovani e permettendo loro di diventare ambasciatori del nostro territorio saremo in grado veramente di trasferire quello che è il valore che queste colline, che nel 2019 sono date patrimonio, sono diventate patrimonio dell'umanità, porta anche nel mondo e ci fa capire quanto il Veneto sia una regione che si merita di essere al primo posto per turismo, con 9 siti UNESCO. Io mi limito a dire che le colline, l'associazione vuole essere sempre vicina ad iniziative di questo genere che coinvolgano i giovani, perché l'eredità delle colline del Prosecco che dobbiamo tutelare andrà poi lasciata a loro, e loro le dovranno portare avanti e le dovranno far diventare sempre di più un'eccellenza nel mondo. Bellissimo vedere che un nostro studente sia diventato l'executive chef a Mosca del Four Seasons, perché questo significa che le nostre scuole hanno una qualità di insegnamento che nessuno ci può invidiare. Pertanto il connubio territorio, giovani e formazione diventa elemento fondamentale per portare veramente il Veneto nel mondo, per cui veramente grazie a tutti. Grazie Presidente. E dunque l'occasione perfetta per promuovere territorio e le sue peculiarità, soprattutto quelle gastronomiche. E quando parliamo di eccellenze, peculiarità gastronomiche, il principe probabilmente è lo spiedo. Un piatto che parla il vernacolare dell'Alta Marca, un piatto fortemente identitario, un piatto che il mondo ci invidia. Abbiamo il piacere di avere con noi la presidente dell'Accademia dello Spiedo, Noemi Lorenzon. Buonasera a tutti. Allora, io sono Noemi Lorenzon e da 10 anni faccio parte dell'Accademia dello Spiedo e da un anno sono la presidente. Allora, ve lo leggo perché non sono stata preparata a dirlo a memoria. Allora, vorrei parlarvi appunto brevemente della nostra associazione dello Spiedo. L'Accademia nasce a Pieve di Soligo nel 2006 in occasione del cinquantenario Spiedo Gigante, su iniziativa del Comune, del Consorzio delle Proloco, del quartiere del Piave e della Slow Food, con lo scopo istituzionale di promuovere e valorizzare la tradizione dello Spiedo quale metodo di cottura tradizionale del nostro territorio. Questa attività viene svolta attraverso iniziative di divulgazione come quella odierna, varie pubblicazioni e soprattutto grazie ai corsi di Spiedo, giunti ormai alla 18ª edizione. Pensate quanti Minarosti abbiamo in giro per il mondo. Lo Spiedo che avete degustato, che state degustando o che degusterete oggi nella versione pan e speo, è stato preparato e cotto per voi dai nostri maestri Minarosti secondo il disciplinare dell'Accademia, con carni di maiale e pollo provenienti dal nostro territorio e dal nostro macellaio che ce li procura buoni. Ci auguriamo che questa esperienza sia stata apprezzata da voi, e un grazie, arrivederci e un bocca al lupo a tutti i ragazzi della scuola. Buona grazie mille Presidente. Allora, protagonista della serata abbiamo capito lo Spiedo, ma non solo, perché sarà possibile degustare anche il formaggio della Latteria Soligo, e poi il Beltrame ha preparato 2 piatti, un tortino alle erbette primaverili, e speriamo che porti bene, ci arrivi finalmente anche un po' di primavera, e poi la pasta e fagioli. I vini sono quelli del territorio, e poi per altre golosità vi invito a visitare il food track. Insomma, una manifestazione ad alto impatto gustativo, sensoriale, che interseca, lo abbiamo detto, ma insomma lo ripetiamo, la scuola, il saper fare, il territorio e le tradizioni. Con noi l'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner.
Grazie, buonasera a tutti. Io sarò veloce anche perché tutti quanti, immagino, abbiamo voglia di assaggiare questo splendido spiedo e gli altri prodotti tipici di questa splendida terra, che non sono solo le colline di Conegliano Valdobbiadene, che ne ha tanti di prodotti, e non solo il prosecco, lo spiedo, i marroni di Combai, visto che vedo che c'è anche il sindaco di Miane, il sindaco di Cordignano, oltre che ovviamente il padrone di casa che è il sindaco di Vittorio Veneto. Ma in Regione Veneto abbiamo ben 350 prodotti tipici e ben 93 denominazioni divise tra vino e prodotti DOP e IGP. Quindi una regione che ha tanto da questo punto di vista. Io ringrazio ovviamente la dirigente, la responsabile dell'ufficio scolastico, perché i nostri istituti sono un fiore all'occhiello. Abbiamo tantissimi giovani, li ringrazio tutti. L'Italia è bella tutta, ha delle grandi potenzialità e delle grandi caratteristiche, non solo in ambito enogastronomico, però noi, io, la Giunta, il Presidente Zaia, siamo particolarmente orgogliosi, in primis dell'Istituto Beltrame, che è un'eccellenza non soltanto di Vittorio Veneto, ma della provincia di Treviso e di tutta la Regione Veneto. Oggi siamo qua perché loro hanno vinto negli scorsi anni, lo scorso anno, oggi organizzano. E guardate, poco tempo fa, circa un mese fa, ero a Lonigo perché un altro istituto, non alberghiero ma dell'agricoltura, ha esattamente vinto la stessa gara, gara diciamo nazionale degli istituti agrari, e proprio quest'anno, come il Beltrame, organizzava la gara nazionale. Quindi questo per dirvi che sono tante le eccellenze scolastiche che abbiamo nel nostro territorio e noi siamo orgogliosi di questo. Il turismo è fondamentale per questo territorio, non soltanto per le colline di Conegliano e Valdobbiadene, ma per tutto il Veneto. Marina lo citava bene prima, stamattina giustamente abbiamo presentato un grande progetto con i giovani ambasciatori del nostro territorio, ma noi abbiamo il compito di sposare due grandi eccellenze, il turismo con l'agricoltura. Pensate che oltre il 30% dei turisti che si muovono a livello internazionale, che vengono in Italia e vengono in Veneto, lo fanno con una motivazione legata anche al mangiare bene e al bere bene. Come dice giustamente sempre il Presidente Zaia, non si va in un posto dove si mangia e si beve male. Quindi questo è fondamentale. Il nostro compito è quello di promuovere questi prodotti, agganciarli sempre di più all'attrattività turistica, cosa che Marina sta facendo bene nelle colline del Conegliano e Valdobbiadene, ma lo dobbiamo fare e lo stiamo facendo in tutto il Veneto. Ed è per questo che ringrazio anche Paolo Carottosidis, che con il tour delle eccellenze venete, che come Regione Veneto abbiamo sposato come iniziativa, sosteniamo, perché dobbiamo portare avanti tutti i prodotti del Veneto. Ringrazio anche il papà dello gnocco che è qua presente da Verona. Oh, guardate che il papà dello gnocco qua non lo conoscevo perché siamo a Vittorio Veneto, ma o poco, ma a Verona è un'istituzione, cioè viene eletto come il sindaco, il seppitufa, come si dice in Veneto, per diventare, vero o no, presidenti del papà dello gnocco, ecco. E quindi è un'istituzione importante, poi Paolo magari lo dirà. E con questo truck, che è questo furgone, chiamiamolo così, truck, che è dietro di voi, noi giriamo non soltanto il Veneto ma anche altre località nazionali, e l'anno scorso siamo andati anche in Germania. Quindi il compito è quello di promuovere le nostre eccellenze. Il tutto per chiudere e ringraziarvi del lavoro, in particolare la nostra dirigente, tutti i professori, i docenti, perché questi ragazzi sono preparati, perché c'è una scuola efficiente e dei docenti bravi che li sanno istruire. Quindi noi avrete sempre il nostro supporto, perché questi sono i nostri ambasciatori del territorio. Grazie e buona serata a tutti. Grazie assessore. Ci ha raggiunti, e ne sono davvero felice, anche la dottoressa Giorda Flaminia, che invito sul palco. La dottoressa Flaminia è coordinatrice nazionale della segreteria tecnica del corpo ispettivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Grazie per essere venuta a Vittorio Veneto, la facciamo subito fare un piccolo saluto.
Eccolo qui, noi abbiamo parlato di questa gara che è importante perché accende diciamo un faro sull'eccellenza, sulla scuola d'eccellenza, ma soprattutto insomma sui talenti, no? Assolutamente, io sono molto molto contenta di essere qui alla gara nazionale e particolarmente contenta del vostro invito e vi ringrazio veramente dell'accoglienza. Io credo molto in queste occasioni e sono particolarmente commossa anche perché quando io da docente portavo i ragazzi a fare le gare nazionali del professionale, io ero non professionale per il turismo, beh, francamente non avrei immaginato di ritrovarmi in un ruolo anche così diverso in una cerimonia che comunque conserva tutta questa bellezza. Ecco, come lei ha detto giustamente, bisogna puntare sui talenti, bisogna puntare sulle eccellenze. Io ricordo che ai presidi di turno che eccepivano, ma queste gare ci costano, dobbiamo impegnare qualche fondo per questi ragazzi, dicevo sempre, ma noi impegniamo tante risorse sui ragazzi in difficoltà, sarà anche bello di impegnare risorse per i ragazzi che ci fanno essere fieri e che ci fanno essere contenti di fare scuola, perché sono i ragazzi che riescono a mettere a frutto i loro talenti e che ci danno tanta soddisfazione. Quindi veramente un grande in bocca al lupo a tutti e godetevi la gara, perché al di là della vittoria è l'occasione che conta ed è bellissima. Grazie, ispettore capo del MIM, ecco, detto in maniera molto contratta. Allora, la dottoressa sarà con noi e a lei affideremo anche le conclusioni dell'importante convegno di domani mattina. Io mi fermo qui, ringrazio tutte le autorità che sono state con noi e ora vi auguro un buon appetito e c'è prima di lasciarci in modo mangereccio, c'è l'importantissima inaugurazione con taglio del nastro, e quindi cedo la parola a Paolo Caratodossidis del tour delle eccellenze venete. Noi ci vediamo dopo. Buonasera a tutti, sarò brevissimo per non essere messo in croce qui, no. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori, ma ringrazio anche tutti i convenuti, le autorità. Noi abbiamo questo format, il tour delle eccellenze venete, è nato con il Festival della Cucina Veneta grazie anche alla visione dell'assessore regionale Federico Caner, che ci ha ben visto, perché unire il turismo e l'enogastronomia direi che sia la soluzione per quella che può essere una buona pratica proprio di mercato anche a livello commerciale. Quindi non vendere solamente le nostre bellezze artistiche, architettoniche, museali, bensì è fondamentale, e questo lo dicono studi comprovati, sponsorizzare e promuovere quelle che sono le eccellenze del territorio, come si mangia e si beve. Quindi stasera noi abbiamo preparato, l'abbiamo chiamata, diciamo con tempi un po' roboante, una full food experience, quindi un'esperienza gastronomica totale, cioè si parte dagli antipasti, i primi, i secondi, fino ad arrivare al gelato, il caffè, i vini, gli amari. Diciamo un'esperienza che andasse a rappresentare, non dico l'interezza di tutte le bontà che abbiamo nel nostro territorio, però uno spaccato rappresentativo. Quindi adesso faremo il taglio del nastro, io vi ringrazio, vi invito tutti sul nostro track e ci rivedremo tra l'altro il 29 di maggio a Pieve di Soligo, faremo un'uscita all'Ulisse Fest, il Festival Internazionale del Turista a Pesaro nelle Marche, e poi credo proseguiremo con il tour. Tra l'altro dovrei fare anche un ulteriore complimento al Beltrame, che è stato premiato anche come eccellenza veneta, e questa è la dimostrazione, perché non è nelle corde di tutti gli istituti alberghieri organizzare degli eventi del genere. Io oggi a Vittorio Veneto ho visto un'organizzazione invidiabile e vi assicuro che giro per eventi food, quindi bravissima Letizia Cavallini, bravissimi tutti, e direi facciamo il taglio del nastro e dopo mangiamo e beviamo, e in bocca al lupo ai ragazzi.
Thank you.
comunque grazie, noi siamo i Frank Assis Street Band, grazie mille. Facciamo un'altra canzone se volete sentire. Quindi facciamo una bellissima. Thank you.
Grazie, grazie a tutti, noi siamo... non lo sappiamo, ogni sera 15 persone diverse, 12, 13, quanti siamo oggi non lo so, noi siamo i Fancasi Street Band, grazie mille, siamo molto contenti di essere qua e se proprio lo desiderate facciamo un'altra canzone, altrimenti ce ne torniamo da dove siamo venuti. Chi vota per il no? No! Quindi no, ok, chi vota per il sì? Sì. Allora facciamo questa canzone che è la prima volta che la eseguiamo in pubblico, si intitola La fisarmonica di Stradella, grazie mille. Grazie alla Fancasin Street Band. È il momento della torta, quindi non potevamo che finire in dolcezza. Il dolce che stiamo per tagliare, dando così ufficialmente il via alla gara nazionale degli istituti alberghieri italiani, edizione 2023, è offerta dalla Moralberti, un'azienda il cui titolare, guarda caso, è un ex allievo
dell'Istituto Beltrame, e quindi grazie mille a questa azienda che ci ha offerto il dolce. Approfitto per alcuni ringraziamenti d'obbligo. Permettetemi di ricordare e ringraziare i nostri sostenitori Asco Holding, Banca Prealpi San Biagio, Castelbrando, Electrolux, Primavera del Prosecco Superiore, Savno, Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e UNESCO, il Consorzio degli Istituti Alberghieri Veneti e Renaia. Ringrazio naturalmente il Beltrame, docenti e studenti che stanno ancora lavorando alla Cremente, e un ringraziamento anche alla Tenda TV per la parte tecnica, tutti gli addetti luci, audio, e a tutti quelli che si sono dati da fare, questa sera hanno lavorato per la buona riuscita di questa meravigliosa manifestazione. Ringrazio tutti voi e dunque buona gara agli studenti e agli allievi che da domani pomeriggio cominceranno la competizione. Grazie a tutti voi per essere stati qui. Buon proseguimento.
Le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, sono ora patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo piccolo territorio rurale tra Venezia e le Dolomiti è la casa di migliaia di viticoltori che da generazioni se ne prendono cura. Grazie al loro lavoro, un paesaggio per natura arduo e fragile è divenuto uno scenario unico, di grande e sorprendente bellezza. Sono tre le caratteristiche di valore universale da proteggere e valorizzare. La morfologia delle colline, che disposte in cordonate da est a ovest, formano una serie di rilievi irti e scoscesi, intervallati da piccole valli parallele tra loro. L'uomo ha saputo nei secoli adattarsi alle loro peculiarità, modellando le ripide pendenze e perfezionando le tecniche agricole. I ciglioni, particolari terrazzamenti dove per sostegno non si usano pietre, ma terra ed erba, rispettando il paesaggio e rendendo più solidi i versanti. Lo sviluppo di un paesaggio agrario a mosaico, nel quale tanti piccoli appezzamenti di vigneto appartenenti alle diverse famiglie sono intervallati da boschi e prati che funzionano come efficace rete ecologica. Colline di Conegliano Valdobbiadene, un paesaggio da vivere, un patrimonio di tutti.